Benvenuti carissimi amici e amiche da Marco Cristian Salvati. Siamo qua in un ambiente casalingo. Perché? Perché è una scelta mia voluta questo ambiente casalingo. Perché? Perché sto parlando di una Steadicam, o per meglio dire dello Steadicam. Poi vediamo perché si dice più lo Steadicam e non la Steadicam. E praticamente non è una cosa professionale. Io sono comunque un operatore Steadicam professionista. Ho lavorato nel cinema prima di fare gli effetti speciali nel cinema, prima ho esordito come operatore Steadicam e ho lavorato con delle apparecchiature, appunto delle Steadicam, che pesavano 40-45 kg. Appartengo all'albo, diciamo così, della TIFF Incorporation di Carré Brown, CP Cinema Production. Chiusa parentesi. Allora, molti la odiano. La odiano. Questa è l'S40. La odiano. Perché? Come principi costruttivi, qui la plastica non esiste, sono tutti monoblocchi di alluminio. E va bene, però chi l'ha comprata ha detto: ok, io adesso mi compro una Steadicam, la prendo, ci monto la telecamera sopra e faccio il video, faccio i video alla grande, tutti stabilizzati. No. Quindi da professionista vi faccio vedere come raggiungere questo tipo di settaggi. Ok? Questo si chiama il bilanciamento dinamico. Come vedete, il center post, ovvero il palo, sembra che rimanga fermo e la Steadicam gira. Questo i lavori qui. E come si raggiunge questo bilanciamento perfetto? Beh, è una cosa che vi farò vedere passo dopo passo in questo video e vi farò anche vedere poi alla fine con questo tipo di bilanciamento come risultano le riprese anche salendo e scendendo le scale. Guardate un attimo questo breve video che ho fatto con questa Steadicam qui, con questo bilanciamento. Innanzitutto vediamo la parte superiore che è composta da una slitta, una staffa che si chiama la Camera Mounting Platform, la CMP, e praticamente viene imbullonata la macchina sopra. Questa può essere spostata in avanti, indietro e a destra e a sinistra. In gergo si chiama tilt oppure fore and aft e side to side, lato a lato, al fine di fare un buon bilanciamento. Tutto questo che ho appena detto viene praticamente calibrato da queste manopole qui, una e due. Questa è per questo spostamento lato a lato e questa avanti e indietro. Fin qui, ok. Nella parte sottostante, ovvero il lower, si chiama il lower, praticamente c'è una staffa di alluminio molto molto spessa, guardate, saranno 8 mm di spessore, e ci sono varie possibilità di aggiungere e togliere dei pesi che vengono forniti. Io per adesso con questa macchina sto usando, come potete ben leggere, il 95 grammi in avanti e indietro. Va bene? Poi posso aggiungere anche altro tipo di pesi. Se cambio una direzione
telecamera, quindi uso delle macchine molto più pesanti, perché questa Steadicam qui va bene anche per la 5D, la 7D Canon, quindi le reflex, le mirrorless, le Nikon, insomma le DSLR. Poi abbiamo l'immancabile gimbal, chiaramente, che ruota su cuscinetti. Molti dicono: ah, è proprio una cineseria! Perché? Perché balla, balla! No, no, no. Allora, guardate una cosa. Allora, i cinesi non sono completamente scemi, perché mandano le cose non strette a morte, perché poi non si devono stringere le viti a morte, questa è la prima cosa. Qui c'è un disco filettato in cui io posso svitare e trovare il cuscinetto radiale dentro. Quando vi mandano questa attrezzatura, io consiglio di fare un bel upgrade, perché qualche bullone è lento e vi può cadere qualcosa di importante, se non addirittura anche la telecamera. E quindi perché? Perché mandano le cose, le fanno viaggiare con ovviamente gli apparati non completamente stretti. Quindi non è che balla. Qui c'è un disco, questo va stretto e non fa assolutamente più gioco. Tutto qui. Come macchina voglio usare una piccola Canon Legrea. Una Legrea non di quelle là con il maniglione sopra, eccetera, ma quella proprio la base, diciamo, l'HFR 806, va bene? E dite: ma come fa ad avere il paraluce questa Legrea? Qui apro e chiudo una piccola parentesi. Il paraluce l'ho preso su Amazon, e praticamente come sono riuscito ad avvitarlo qua? Perché non ha lo stesso diametro di filettatura che ha la macchina. Allora, praticamente qui in mezzo ho preso sempre su Amazon un anello adattatore che mi va appunto ad adattare questa filettatura con quella del paraluce. Come vado a montare io questa macchina sulla CMP? Lento e faccio uscire completamente la CMP. Una volta fatto questo, io devo stare molto attento ad una cosa. Perché? Perché la più grossa rottura di beep di ogni operatore è il fatto che quando si montano delle macchine su dei supporti come appunto la CMP, poi dopo non si possono togliere le schede e soprattutto la batteria. Quindi io voglio fare un assetto in modo che posso togliere la batteria e rimetterla senza dover ogni volta staccare la telecamera dalla piattaforma. La Canon Legrea ha questo sistema qua. Per inserire la batteria, questa è la linguetta di ritensione per non farla uscire. Quindi io devo prendere la batteria contatti verso l'alto, la batteria va a spingere da sola qui ed entra. Tac. Vedete? È entrata e non esce perché è bloccata da qui. Per rimuoverla bisogna tirare giù questa linguetta e sfilarla e rilasciare. Quindi io la CMP la devo mettere fin qua giù, altrimenti non posso pure sostituirla la numero 1 con la numero 2 perché si è esaurita. Bisogna fare il cambio e con la Steadicam, se ogni volta devo sbullonare la telecamera dalla piattaforma, devo rifare di tutto il bilanciamento un'altra volta. Ecco,
Quindi è ancora più complessa la cosa, è ancora più uno sbattimento vero e proprio. Allora, vediamo come fare. Io qua già ho dei riferimenti con i nastri degli attrezzisti, nastri telati. Ho fatto dei piccoli triangolini e si fa così in campo professionale. Per sapere subito il punto esatto in cui far collimare esattamente, in questo caso, la piattaforma. Ma questi triangolini li ho sparsi per tutta la Steadicam, ok? Però prima di mettere questi triangolini bisogna che noi bilanciamo a dovere prima tutto quanto e poi andiamo a farci i nostri segni di riferimento in modo che non perdiamo 50 anni per rifare il bilanciamento sul posto. Ecco qua, stretto il bullone da un quarto di pollice Whitworth, ovvero la vite fotografica, come la chiamiamo noi in Italia. Il passo praticamente no, non il passo, la filettatura anglosassone. E come vedete, anche se io ho montato la CMP sulla Canon, praticamente io ho la possibilità di agire su questo pulsantino. Quindi prendo la mia bella batteria e vedete. Avete visto? Guardate, eh? Passa premere, entra. Per toglierla non ho impedimenti. Ecco qua. Quindi, primo sbattimento levato di mezzo. Vediamo ora come inserire la CMP sulla Steadicam. Qui sono tutto aperto qua con la slitta che chiamo io generalmente a coda di rondine, in questo modo. Come vedete, qui compare un altro triangolino sulla Steadicam perché io so già che questo qui deve andare a collimare con la punta di questo nastro telato. Però non facciamo caso a questo, perché, ripeto, questi triangolini, questi segni di riferimento vanno fatti ovviamente solo alla fine, quando siete sicuri di aver fatto un bilanciamento non perfetto, ma di più. Allora, per non sprecare tanto tempo sul posto, già capite che qua io devo spostare questo e collimarlo lì. Eccolo là. Il puntino sulla CMP e il mio nastro. Però io la voglio spostare. Perché facciamo finta che questo non esiste. Perché vi devo far vedere come si bilancia. La voglio tutta quanta sballare. Quindi quando vedete questi triangolini, per adesso non li prendete in considerazione. Una cosa molto importante, io non posso procedere con il bilanciamento ancora, perché cosa è che manca? Guardate sul tavolo, manca da inserire la batteria. Quindi, come abbiamo detto, non ci sono problemi ad inserirla con la CMP sotto. Posso passare adesso a fare il bilanciamento? No, ancora no. Perché? Perché io non ho un monitor qua sotto. Io ce l'ho qua sopra e per vedere io lo devo aprire. Se io ho fatto il bilanciamento col monitor chiuso e poi lo vado ad aprire, tutto il peso mi si sposta in questo caso a sinistra e devo rifare tutto il bilanciamento da capo. Quindi io come lo voglio il monitor? Ovviamente aperto, perché se no non vedrei nulla. E leggermente inclinato così. Quindi
Quindi io me la imposto come vorrei. Una volta fatto questo, la spengo. Bene. A questo punto noi sappiamo che questa, se la allento, e dico allento, e poi vi faccio vedere perché io la devo soltanto allentare, scorre avanti e indietro. Perché? Così è bloccata. La devo appena allentare. Perché da appena allentata io ho il sistema di sicurezza che è questo. È il fine corsa, non me la fa uscire. Se invece comincio a girare, a girare, a girare, a girare, questa mi casca per terra. E così anche per il blocco laterale, io devo soltanto allentarla, quest'altra manopola, per fare lo scorrimento a destra e a sinistra, lato a lato. Se l'allento, io ho il sistema di blocco a sinistra e a destra. Se io l'allento parecchio, mi si sfila tutto quanto il blocco. Mi si sfila proprio tutto questo, mi casca tutto l'apparato delle due slitte. Vedete quando parlavo di tutti i blocchi in alluminio massiccio? Non sono vuoti, eh? Sono tutti blocchi pieni, ragazzi, d'alluminio, eh? Alluminio anodizzato. Io in questo momento non ho seguito, come ho detto, i triangolini che ho fatto di riferimento perché la voglio bilanciare insieme a voi. Voglio trovare il bilanciamento insieme a voi, sennò che tutorial sarebbe? Beh, ovviamente. Ora impugno il gimbal e proviamo ad alzare questo stabilizzatore. Disastro assoluto. Come facciamo adesso? Allora, vi dico subito che questo qui, il center post che è telescopico, si può allungare, praticamente deve stare perpendicolare, deve stare perfettamente in posizione verticale perfetta, come avete visto all'inizio di questo video. E come si fa? Allora, io vedo subito che la telecamera sta guardando verso l'alto. Ok? Allora, che significa? Che la batteria pesa troppo. E allora che devo fare? Abbasso, riappoggio sul tavolo e faccio questa bella cosetta qui. Allento piano piano in modo che io ho la sicurezza che vi ho fatto vedere dei blocchi che non esce dalla sede. Abbiamo detto che guarda in alto. Se guarda in alto vuol dire che pesa più dietro e se pesa più dietro io la devo mandare più avanti. Non è una cosa millimetrica, la sto spostando con le dita, con le mani. Le più evolute hanno chiaramente la regolazione a pomello a vite millimetrica, però insomma, qui sotto al cintino abbiamo comunque tutta quanta la scala con i millimetri e va bene, ok? Ecco, allora vediamo adesso, spostandola un pochino avanti, cosa succede. Sì, diciamo. Ragazzi, è una bilancia. Avete in mente la bilancia quella lì, quella vecchia, a due piattelli? La bilancia a due piattelli, no? Ecco, che levate il chiodo, ecco. C'è la bilancia con due piatti. In questo caso, con la statica, i miei piatti sono qua e qua. Cioè la macchina e il lower, la parte bassa dello Steadicam. Ecco, prima ho accennato perché si chiama lo Steadicam, perché non è una telecamera, è lo stabilizzatore per la telecamera. Però suona talmente male e
Il 99,9% degli operatori Steadicam sono uomini, quindi ci piace chiamarla la Steadicam. Quindi io in questo momento ho questa situazione qua, che non è molto male vista per così, ma per così sì, è molto male. Perché? Perché io ho il monitor che sta tutto quanto aperto. E quindi praticamente lontano dal baricentro, e dovrebbe stare così la Steadicam. Quindi io adesso devo agire sul lato a lato, la regolazione lato a lato, attraverso praticamente quest'altra manopola. Vediamola in dettaglio. Io vado non più su questa, ma su questa qua, poco, per fare entrare le sicurezze, perché ripeto, anche questa ha le sicurezze, non soltanto questa. Vedete? Blocca, blocca. Se io allento tutto, mi si sfila e mi casca tutto per terra. Quindi abbiamo detto. Ecco, già abbiamo trovato una cosa un po' più accettabile. Sposto ancora di un millimetrino, vediamo un po'. Poi muovetela la mano, perché vedete, vedete, se la muovete si va fuori bolla di nuovo. Quindi ecco qua, proviamo. Niente, troppo, l'ho tirata troppo verso sinistra e la sto sempre più spostando scusate, verso sinistra, l'avevo troppo tirata verso destra, volevo dire, scusate. Ecco, adesso, anche se io muovo il gimbal meccanico, diciamo un po' leggermente più accettabile. Proviamo a bloccare, vediamo. Guardate, dalla mattonella del muro, guardate com'è precisa, guarda. Poi ovviamente dondolerà un pochino la Steadicam, ma non è un difetto. Come dice Bong Garrett Brown, l'inventore, praticamente il dondolio della Steadicam è un po' come una firma. È la sua peculiarità, non pretendiamo che sia un carrello, ragazzi. Già, questo è un assetto molto più accettabile, perché nonostante che io sto vibrando fortemente la mano, sì, c'è l'oscillazione della telecamera, però guardate, è soltanto un'oscillazione, non sono praticamente dei trasferimenti di vibrazioni. Guardate il paraluce della macchina e guardate la mia mano, e poi nessuno la muove così. Se c'avete Parkinson, va bene, però non credo proprio. Torniamo seri. Vediamo la macchina, o meglio, il center post della Steadicam da questa posizione. Muoviamola, perché può trarci in inganno, perché se noi facciamo così, ah, ok, è dritta. Sì, no, bisogna muovere. Muoviamo e vediamo se veramente rimane dritta. Poi giriamo qua e là, vediamo in quest'altra angolazione. Prova del 9, vado a ruotare. Bene. Ottimo. 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 Vedete come sembra che rimanga fermo il palo, il center post, e tutto ruota. Ok? Bene, questo è già un bilanciamento perfetto. Guardate. Guardate. Questo è bilanciamento dinamico. Se io chiudo soltanto lo sportellino del monitor, guarda, ve lo faccio vedere.
Che cosa accade? Già l'avete capito, però ecco come siamo, da capo a 12. Se io lo riapro e lo inclino, aspetto un attimo che praticamente posso spegnere la camera. Ecco qui che... No, che ho fatto? Scusate. Ok, spegniamo. Ecco che ritorna la nostra bella Steadicam bilanciata. Bilanciamento su. D'accordo? Poi l'inclinazione sarà molto facile. Proprio con un dito si inclina, proprio molto 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 facile. Questa si chiama la caduta. La caduta. Vabbè. Mo' con le Steadicam professionali si fa così, si mette la Steadicam in questa maniera, ovviamente non la reggete voi, ma uno stativo fatto apposta, che... e la lasciate 1001, 1002, 1003, deve contare il tempo di caduta. Prima di salutarci volevo dirvi che comunque i pesi si possono anche spostare. Si possono, cioè camminano su delle fresature, su delle finestrelle che si possono riavvicinare e allontanare. Possiamo poi avvicinare questo dietro, oppure possiamo avvicinare questo in avanti. E praticamente se non abbiamo proprio dei dischi che ci permettono di fare dei dischi di contrappesi che non ci permettono di fare un bilanciamento perfetto, possiamo agire sul center posta telescopico. Cioè io lo vado ad allungare il center post e chiudo il chiavistello e più stanno lontani questi contrappesi della macchina e più non cambia il peso specifico, ma il peso di diciamo la gravità, perché più allontano un peso da un centro di gravità, da un fulcro, e più va a gravare di più. Quindi, se io allungo il center post, avrò molto più peso. Anche se i pesi rimangono gli stessi. Bene? Un saluto da Marco Cristian Salvati e buone riprese.